È stata la follia più totale. Non so come siamo arrivati io, Chinosci, Colpo Gobbo e Neschio a fare la Juventus 2020-2021. È la più brutta Juve che abbiate mai visto in vita vostra. Chiudete questo video, fate ancora in tempo, non guardatelo perché la formazione, la rosa, i colpi di mercato saranno orripilanti. Oh, se andate avanti, io vi ho avvertito, non guardate questo video. È una Juve pessima. Niente, stiamo costruendo la Juve dell'anno prossimo, Neschio. Cazzo! Ah, sei ben interista per costruire la Juve, Eh dai! sì, a voi serve un Juventino per costruire l'Inter? Beh, pregato, in contatto. Sono cose di cambio. Szczęsny, Buffon, Pinsoglio, De Ligt, Chiellini, Bonucci, Demiral. Ok? Ci siamo? Togliamo Rugani. Terzini, perché la gente ha le mani nei capelli? Nessuno risponde. Alexandro, lo Io vogliamo? non ho capelli, ti dico Alexandro. Lo teniamo? Sì, lo Così teniamo. possiamo fargli assist a Comunque. Rebic anche l'anno prossimo. Ok. Voi due, Alexandro, lo terreste? Chinosci e Neschio? Così anche se ha fatto una cappellata col Milan, là veramente clamoroso. Una gliela Proprio passiamo. clamoroso. Però una gliela puoi passare. E Anche anche te, Chino? cappellata. Tieni? Ok. Sì, lo tieni. Quadrado lo metto tra i terzini ormai. Ok, Sì. Lo quindi Quadrado lo teniamo. teniamo. Cazzo, Quadrado, come fai a non tenere Quadrado? Quadrado io me lo prenderei subito all'Inter. Oh, piano piano, ne avete già presi abbastanza. No, Sono odiato ma d'accordo. è forte. Sono d'accordo. Sì, mi sta un po' da interista a me, in No, effetti. ma sarebbe anche a me sul culo fossi di un'altra squadra. Sì, Ci sta, però ha confermo. una facilità nel saltare l'uomo, ti crea. E poi è bravo a mettere le palle in mezzo, cioè. Chinosci lo teniamo? No, Chinosci io un culo. la vacanza a Barcellona la farei. Vuoi andare a No, tieni Barcellona? Danilo. Tieni Danilo, quindi aspetta, aspetta, andiamo con calma. De Sciglio no, Danilo sì, dici te, Lello. Sì, possibile vendere. Anche perché Danilo ha un ingaggio alto. Decidi, lo spedisci a fanculo e lo prendo. Oh, guarda rispetto. Quindi, Non è Chino, tu non sei fregato. d'accordo? Non vuoi andare a Parigi? Non vuoi andare a Barcellona? Vuoi Io voglio. andare a Barcellona? Ok, perfetto. Neschio, De Sciglio vi interessa? Possiamo No, possiamo passarlo. passare avanti, quindi De Sciglio Preso. fuori. Quindi Danilo Lello ha detto che lo vuole perché è il suo calciatore preferito della Juventus. Lo teniamo. Preferito, però guardando la lista al contrario. Però lo teniamo, hai detto che lo vuoi tenere. No, Per capisco, forza. capisco il discorso. Chino, sei d'accordo? Ancora, sì. Ragazzi, io non, ho il cervello di un pesce rosso, non mi ricordo le cose che sono successe un secondo fa. No, no, sì, tanto alla fine non, veramente lì fai fatica a piazzare. Se tu dici mi tengo Quadrado terzino, a meno che De Sciglio magari non lo tieni per avere il jolly destra e sinistra, che tanto alla fine nel dubbio lui sta nel mezzo al J Medical. Ok. Sì, alla fine se hai la possibilità poi di darlo, sì, tieni Danilo e ciao. Ok, te invece Neschio, Danilo lo vuoi? Danilo non mi entusiasma poi più di tanto. Da No. interista dovresti dire sì, è fortissimo, va tenuto a tutti i costi. Quindi Pjanic rimane, ovviamente rimane alla Juve, ah no? È già del Barcellona? Ok, perfetto. Pjanic esce, Arthur dentro, non ne parliamo. Bentancur. Dai, Diamo all'Inter. secondo me dovete venderlo, cioè no, potrebbe prendere un ingaggio, sai, poi magari va a pesarvi. E Meglio venderlo forse adesso, dovrebbe dici pensare ad te. una cifra. Però guarda, alla fine non ha detto mica una cazzata, che Bentancur è uno di quelli Vado che via. prende di meno, eh. Ciao. Ah, sicuro, sicuro. Quindi adesso. Figurate se non glielo rinnovano adesso il Quindi contratto. Chinosci vuole venderlo. Avete capito? Eh? La notizia di oggi è che Chinosci vuole vendere Bentancur. No. Ah, tu interverresti, virgolettato, così fossi un Sì, giornalista, prima eh? pagina. Sappilo. Chinosci vuole vendere Bentancur. Grosso così. Ma tu ti rimane. Ma anche secondo me. Come Ok. riserva. Neschio? Il problema è l'ingaggio su Matuidi. Credo che Matuidi era uno di quelli che doveva già partire l'anno scorso, in realtà. Però io Se dobbiamo fare spezzo una lancia a favore di Matuidi, non glielo pago io l'ingaggio. un. Ah, ecco. Quindi me ne frega Quindi alla relativamente. fine va bene così. Va bene. No, è anche rinnovato, Sì, è quindi. rinnovato, è rinnovato. E a proposito di Gesù, adesso parliamo di Rabiot. Adesso qua vi voglio. Allora, Rabiot rimane. Che cazzo se lo piglia con quello stipendio? Però qui è un. Cioè, noi lo dobbiamo fare se lo terrei io o cosa accadrà. No, Sì, ma è dopo. verosimile, altrimenti io butto Beh, fuori allora rompere tutti. le palle, se te è proprietà della stream, no.
No, no, lo facciamo verosimile, tanto dopo che Kinoshi vende Bentancur, per me può finire qua tutto, cioè. Okay. No, no, verosimile, verosimile. Verosimile? Allora rimane. Dove cazzo vuole andare? Scherzi a parte, forse merita almeno un altro anno la fiducia. Ecco, io delle due crescendo, stranamente, sì, questo sì. Le ultime due partite le ha fatte bene. Ramsey. Ramsey rischia di andare. Però Lello anche qui ce la devi fare verosimile. Che cazzo dici? Che va via? Chi te lo piglia? Anche lui in Premier te lo pigliano. Io sono più convinto che vada via Ramsey che Rabiot in questo momento. Ma probabilmente anch'io, però alla fine quel discorso lì, cioè comunque è uno che anche lui purino non c'è mai a livello fisico, e anche lui prende, cos'è, 7 milioni, 7 milioni e mezzo. Parametri comunque zero. Io qua da esterno, no, sto qua ragionando con voi, sto pensando a una roba. Stiamo parlando della squadra che ha vinto, quest'anno va a vincere non uno scudetto. Oh, piano, piano con le parole. Io gliel'ho detto a Lello, gliel'ho detto da una vita. Eppure mi sento qua che tutti quasi che gli mandereste via, cioè paradossale sta roba. Ci sono tanti problemi. Quindi Ramsey out. Pazzesco. Siete per il Ramsey out. E poi ne manca uno. Chiedira. Lo metto il portinaio del J Medical. È pagato per quello. Ma può fare il dottore ormai, eh? Sì, cazzo. Può fare il medico. Tanto. Le ha viste tutte. Bernardeschi. Ma che cazzo ne dicono? Veramente bellissimo. Così, secco Kinoshi. Out. Vabbè, dai. Bernardeschi, sì. Pensi di sì. Rimane, sì. No, poi dopo se deve rimanere rimane. Secondo me rimane. Secondo me è uno dei pochi che ha mercato, o meglio comunque lo vogliono inserire, vedo la Juventus un po' ovunque con Zaniolo, cosa si fanno Bernardeschi e Zaniolo, io. Casca con la legge di numeri. A Roma sono entusiasti, non vedo l'ora di darci Zaniolo per Bernardeschi. Proprio mi hanno detto, oh, che bello, che figata. Douglas Costa. E qui voglio. Lello non ha più un'espressione. Più facile fare la ce ne sono, ce ne sono di giocatori che sono lì al limite, pensate alla Juve, cazzo, non è facile. No, deve in effetti a breve fa una mini rivoluzione, diciamo, ma il problema è che secondo me non li può fare tutti queste uscite. No, assolutamente no. Abbiamo Douglas al City, loro ci danno De Bruyne, non se ne parla alla più. Pari. Alla pari ci sta, no, secondo me qualcosina potreste anche riuscire a strappare dal City. Sì, due soldi. Bisogna impegnare poco qualcosina, è capace che ti danno. Però siete per l'inno out. Se ti arriva l'offerta, Douglas va. È sul mercato, dai. È uno dei primi in lista. Per via dei suoi problemi fisici. Alla Juve magari interessa un giocatore anche meno forte. Me lo vedo già con l'11 nerazzurro. Che va su e giù per le fasce. Quello è, sì, l'anno prossimo fa compagnia a Sensi. Esatto, l'infermeria. Sensi, che dire da Douglas Costa? Dybala. È qua Neschio. Un po' fermo. È qua un Neschio. Un po' fermo, purtroppo, della Juventus. Sta arrivando il rinnovo, bello grasso. Ci ha creduto Neschio l'anno scorso, in estate. Ci ha creduto. Ci ho creduto un po' perché piace crederci. Vabbè, un capisco. Po' perché sai, la Juventus era abbastanza interessata pure ai cavalli, secondo me. Paratici, sì. Ho sempre detto che Paratici fosse interessata ai cavalli, quindi in qualche modo si poteva arrivare magari a uno scambio, oppure dare qualcos'altro, un piacere, però non si è fatta e non credo si faccia mai più, purtroppo almeno non adesso. Che sfortuna, che peccato. Quindi Dybala lo teniamo. Higuain, un altro che deve andare. Fine, non ce n'è più spazio neanche secondo me, cioè per una marea di motivi. Guarda, Higuain è stato molto facile e penso che facile sia anche Cristiano. Rimane. Secondo voi rimane? Cristiano, ok. Quindi ne manca qualcuno o li abbiamo detti tutti? Manca Piazza. Piazza, sì. Manca Kulusevski. Sì, ma però non sono ancora fisicamente in rosa. Adesso parliamo. A parte Piazza, effettivamente che Piazza c'è. Però Piazza manca, penso. Tanto Kulusevski ti arriva, cioè che cazzo è? Beh, lo potresti dar via. Potresti. Però c'è una percentuale. Caldara. Esatto. Qualcuno ha detto Caldara? L'allenatore. Ah, giusto, bravo. L'allenatore. Sarri. Pezzo da 90, che fai? Non ne parli? Sarri? Vabbè, rimane.
L'allenatore. No, ci sta, sono d'accordo. Anche voi tutti, immagino, Lello lo so, Neschio. Sì, ok, bene, perfetto. Quindi dobbiamo sostituire Rugani, De Sciglio, Ramsey, Khedira, Costa, Berna e Piazza. Ok, esce Rugani, entra? Nessuno per me. Ok, rimaniamo a 4, via. Cazzo, 4, c'è anche Romero. Però Romero viene a fare il quinto. No, tu Romero neanche lo vedrai alla conti. Se viene a fare visite mediche e poi da lì gli trovano una destinazione. Sì. Secondo me un pelo un rischio è, ma io sono d'accordo, anche io ne terrei 4, eh. Però secondo me un pelo rischio lo è. De Sciglio? De Sciglio... Vabbè, se ne hai due a sinistra e due a destra, De Sciglio... Eh no, però con chi lo sostituisci? Ah, con nessuno. Quadrado Danilo. Facile. Quadrado Danilo, Alexandro, ne hai 3. E Pellegrini, cazzo. Metti dentro Pellegrini. Vabbè, ma tanto quello ti arriva. Ma anche qua, sei sicuro che rimarrà la Juve? Ma che cazzo? È uno l'enigma. O va via De Sciglio o va via Pellegrini. Io sono d'accordo con questa cosa qua, però non ne sono certo. Entrambi no. La mia logica mi impone a dire questa cosa qua, ma io non ne sono certo che succederà davvero. E Ramsey? E Khedira? Facciamo per... Qua secondo me va fatto a blocco. Perché la Bielsa ha messo nel rimane, vero? Sì. L'hai voluto fortemente, sì. Ok. Io sono convinto che lo prende il centrocampista forte. La Juve. Sì, sei convinto? Paul. Ah sì? Te dici Pogba? Io penso che Paul Pogba possa arrivare finalmente dopo tanto tempo. Io l'anno scorso l'ha fatto in difesa, l'investimento. 2 anni fa l'ha fatto in attacco. Ma l'hai già fatto centrocampo? Quest'anno te lo fa a centrocampo. Hai preso Arturo? Invece vi deluderò oggi. Dici di no? Non vedo nessuno? Secondo me viene Locatelli del Sassuolo. È un bel puntero comprato. Ah, quindi addirittura stai con un centrocampista in meno? Sono 7 altrimenti. Aspetta. Pjanic per Arthur. In questo momento hai Arthur, Matuidi e Bentancur. E Rabiot. Ne hai 4. Devi sostituirne 2, che sono Ramsey e Khedira. No, ma Khedira rimane. Ah, te dici che rimane. Sì che rimane. Prima non mi avete detto così. Mi avete detto lo svinco. Mi avete detto che rimaneva. Però dico nella totalità non... Ah no, se ce ne sono 2 da sostituire, sì, però secondo me non arriva l'acquisto. Locatelli, a quanto pare, è già un discorso avviato. Quindi Locatelli per Ramsey, dici? Neanche Jorginho, tu dici, Lello? Jorginho piace a Sarri, però non c'è nulla, secondo me, ancora di dialogo col Chelsea, non è stato avviato nulla. Che altro, mi sembra una squadra, un centrocampo proprio strano, cioè... Arthur, Bentancur, Matuidi, Locatelli, Rabiot, Khedira. Ma che cazzo è? Dove vogliamo andare? Non abbiamo proiezione offensiva, non abbiamo nessuno che si inserisce, nessuno che è bravo negli ultimi 20 metri. Piatti come quest'anno. Non è per questo che dico, mi sembra talmente tanto strano un centrocampo fatto così. Cioè, siamo convinti di fare questa cosa. Per me qualcuno deve arrivare, E te dici più alto. Quanto è bello non essere paratici. Madonna, che bello. che bello, insomma. Lui prende dei bei soldini per fare solo questo. C'è anche la sua vita. Cagate di cazzo. Sì, sono delle cagate di cazzo. Ma, cioè, se conosce già il De Sciglio. Già lui è l'alter ego di De Sciglio, ti sta già bene così. Diciamo. Però adesso siamo veramente a un punto di non ritorno tutti. Perché qualcuno dice Pogba, qualcuno dice Locatelli, qualcuno dice Khedira rimane, qualcuno dice Khedira va via. Come la mettiamo giù? Non la mettiamo proprio. Non la mettiamo. La mettiamo, vabbè. Locatelli. Perché sono comunque 2 mezzale destre. Chi? Ramsey e Khedira. Sì. E lì probabilmente ci avrei Arthur. O Bentancur, se vai a prendere un o Bentancur. Un regista. Perché anche qua, vedi, cosa serve poi alla Juve? Secondo me, quello che dice Neschio è giustissimo. Serve una mezzala di quel tipo. E me vengono o Pogba o Savic. Ma sono anche consapevole del fatto che sarà difficilissimo e non ci voglio credere. E senza una di quelle 2 mezze ali lì, secondo me, ti crolla tutto il discorso di fare una squadra più forte di quest'anno. Perché ricade negli stessi errori, banalmente. Sono d'accordo, sì. E il mio timore è che questo non accada. Cioè che tu rimanga con un centrocampo mediocre con soltanto Arthur per Pjanic, di differenza, e Locatelli Ramsey che va bene, cioè... Ramsey forte, Locatelli sarebbe la riserva, Ramsey ha praticamente mai giocato, cioè
È difficile. Sì, ma poi Locatelli è un Bentancur 2, cioè zero proiezione offensiva, bravino dietro, recuperare, smistare palla, elementare, cioè proprio riserva. Non è che ti alza il tasso di qualità. Quindi lascio per il momento Khedira dentro. Ammazza. Che è amarezza. Difficile secondo me toglierci Khedira. Io sono d'accordo con te, Lello. Il problema è che il mio ragionamento è più simile al tuo che a tutti gli altri. Cioè io la vedo esattamente come te. Oh, Agresti ha detto che non va via da nessuna parte. Vabbè, allora di cosa stiamo parlando? Khedira rimane, salvo, fine. Salvo patatrack, cioè salvo patatrack non va da nessuna parte. Ok, Costa esce, abbiamo detto, entra Kulusevski, siamo tutti d'accordo? Ok, cool. Berna esce ed entra? Esce ed entra. Esce e poi lo ricompriamo. Ti dico un nome che fa ripilare tutta la tifoseria juventina. Vabbè, ma perché dobbiamo fare queste cose? Va bene, dici. Dai. Chiesa. No. Ma sì, figura... non abbiamo soldi per il centrocampista, cioè abbiamo per Chiesa, però siamo strozzi. Che allora. Te l'ho detto, Tommà. Beh, però puoi farci degli scambi con la Fiorentina. Vabbè, ma scusa. Vero. Allora tengo Bernardeschi. Vale. Io... Come dice il buon Sambat, prenderei Boga e mi tolgo qualsiasi. Mettiamo Boga. Possiamo mettere, vi prego, possiamo mettere Boga almeno. Ci sta? Direi che ha più, almeno suona mi meglio. Mi state facendo leggermente godere con tutte queste robe. Mi sta più che bene. Se questa è la Juventus veramente dall'anno prossimo, vedi? Almeno non è una Juventus più forte, capito? La mia paura è quella. È anche vero che non è facile migliorarla una squadra del genere, però. Migliorarla senza soldi è il problema. Quello che è l'obiettivo dichiarato ormai della società, che ogni anno si parla che poi alla fine si vuole lottare per la Champions. Questa squadra è difficile pensare di poterla andare a vincere. Io sono d'accordo con te. E adesso ti dirò che andiamo a fare un discorso ancora più vicino a quello che hai detto. Perché esce Higuain, entra e secondo me la nostra risposta sarà in coro. Milik. Io invece dico che non è male neanche Milik, ma non è un attaccante che puoi andare a pensare di andare a vincere la Champions. Sono d'accordo. Però Lello dice di no. Io ne dico un altro. Che vi piace Cornelius? Maradona. No. Duvanone Zapata. Magari, cioè, io qua mi spoglio, cioè, mi metto nudo in chat. Lì, buono lì. Che... E io ho una tua foto in mutande, eh. No, io sogno lo scambio per in Zapata, lo sogno. Sì, vabbè, ma cosa vuol dire? Cioè, non, dal Covid sono quasi guariti a Bergamo, non attacca il cervello. Ma Gollini se lo prende. No, vabbè, vedi, fai anche i soldi, non è che fai cambio. No, perché che cazzo di scambio è? Neanche al fantacalcio. Se mi porto Perin un dildo alto così, gli dico ficatevelo nel culo, me lo stiamo mettendo direttamente. Va bene, guarda, mettiamo Zapata, mettiamo Duvan. E quindi abbiamo una Juve con tre portieri. Ok. Che disastro il centrocampo. Un centrocampo che mi fa caponare la pelle. Adesso io voglio tutte le volte che uno parla male di Paratici li faccio vedere questa squadra qua che abbiamo fatto. Secondo me lo limona Paratici dopo questa squadra che abbiamo costruito, fa schifo. Abbiamo quattro centrali. Tu presentala almeno così, hai presente quando parti da una roba infima e poi ottieni qualcosina di più? Alla fine la gente si convince che Paratici ha fatto un gran lavoro dopo aver visto. Esatto. Venga, questo è il prossimo anno. C'è la gente che strappa le maglie. Brucia. La live atta a ricostruire la reputazione di Fabio Paratici come dirigente. Il nostro regalo. Ci paga la Juve. Il nostro regalo di compleanno. Di compleanno. Ah, raga, abbiamo tre portieri, quattro centrali 7, quattro terzini 11, sei centrocampisti 11 e 6, 17. E 5 attaccanti 22. Abbiamo una rosa 22 giocatori con anche il centrocampo scarso. Io non guardo il campionato l'anno prossimo. Se questa è la squadra, non guardo il campionato. 4-4-2. Di Bala lì, secondo me. E mi va bene. Però dopo mi dici che abbiamo Boga Kulusevski sugli esterni a centrocampo? Siamo offensivi come non mai. Vabbè, ma poi c'hai Arthur e Bentancur che a livello di fase. Ma cosa vuoi? Ma che formazione è? Ma scusami, se tu te ne metti tre, allora se noi abbiamo quel problema. Ma io sono d'accordo, però Arthur Bentancur come centrocampo. Tu hai il problema di fare gol con i centrocampisti, perché io gli ho fatto il video, ho fatto il paragone con tutte le altre squadre e si ripresenta ancora l'anno prossimo. A quel punto li lasci statici davanti alla difesa. Ma a me va benissimo. Fare gioco e sfruttiamo le fasce. Infatti la Juve post quarantena è questa.
è questa qua, è 4-4-2, è Dybala Ronaldo, è due centrocampisti più uno che fa l'esterno. Però noi che abbiamo a sinistra, mettiamo un poverino Matuidi o Rabiot a sgroppare, a fare il quarto di centrocampo a sinistra. Succedono queste cose qua poi. Come riserve Chiellini e Bonucci mi fa riderissimo. Danilo. fa ridere, raga, cioè. No, Quadrado, dove Danilo? No, le riserve. Ah, riserve, scusami. Ok. Rabiot, Matuidi. E chi c'è? Locatelli, che dire? Porca troia. Porca troia. Bella, una meme perfetta è la faccia di Kinoshi. Ma che cazzo stiamo facendo? Stiamo facendo la Juve migliore di sempre. Sempre più metabolizzando, infatti. Che puttanata ci siamo messi a fare. E davanti Duvan, fine! Che la riserva, fine! Diciamo tutto. Ok, questa è la dimostrazione che non capiamo niente di pallone. No, fare mercato parte da questa situazione. Cioè, noi ci siamo messi nei panni di Paratici partendo da una situazione di merda. Anche esagerando, perché con Duvan è veramente una trattativa molto spinta, direi. Ragazzi, io guardo la riserva. Non riesci a cavarne il ragno dal buco. Io vi ripeto, le riserve a centrocampo sono Rabiot, Matuidi, Locatelli, Khedira. Top, perfetti.